Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera faremo un viaggio a ritroso nel tempo. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1893, esattamente il primo febbraio. Perché questo giorno? Cosa è accaduto? Do la parola direttamente alla persona che ci farà rivivere questo momento, il nostro autore Fernando Riccardi, che attraverso una riflessione aperta con la professoressa Ilaria Di Mambro ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta di uno spaccato di storia a noi sconosciuto. Buonasera e benvenuti a voi tutti e a Fernando Riccardi, giornalista, storico, ricercatore, autore di innumerevoli ricerche sulla storia locale, sul Basso Lazio, soprattutto sul brigantaggio e i delitti di mafia nell'Italia post-unitaria. Forse con questo libro però hai un pochino superato quello che era effettivamente il tema centrale di gran parte delle tue opere, anche se nelle tue ricerche hai spaziato tanto, visto che anche c'è un tema che ha accomunato anche Terelle, quello delle marocchinate, degli stupri di guerra, insomma, la tua opera apprezzatissima sul Brigante Pavone. Con quest'opera siamo andati un pochino avanti, in realtà in un'epoca in cui il brigantaggio e la mafia, diciamo così, si stavano passando quasi il testimone, mi viene da dire. Hai scritto un libro che è una ricerca certosina, eppure godevole, godibile, narrativa, piacevole da leggere. Una vera inchiesta giornalistica in cui le citazioni dei testi, le citazioni delle sentenze si accompagnano a una selezione e quindi a un insieme di citazioni sempre di articoli di giornale del tempo, ma c'è anche una sezione bellissima di immagini, di vignette, di rappresentazioni di questo evento che è uno spartiacque della storia dell'Italia post-unitaria, perché viene riconosciuto come primo delitto di mafia della storia d'Italia. Ci sono stati altri delitti prima, si parla di delitti legati a Cosa Nostra, le delitti legati al brigantaggio, questo viene definito il primo delitto di mafia della storia d'Italia. Perché e perché hai ritenuto di dover raccontare questa storia, cosa di cui ti ringraziamo? Grazie Ivaria, ci chiamo da tu, visto che io sono collega di tuo padre da vecchia data, quindi abbiamo partecipato con Benedetto Di Mambro a tutte le iniziative editoriali del Cassinate, purtroppo sono quasi tutte quante tramontate per la stessa ragione, per ragioni economiche, però noi non ci fermiamo, insomma continuiamo imperterriti. E ringrazio il sindaco Fiorella Gazzellone che si è prodigato all'organizzazione di questo evento, mi ha fatto conoscere questo posto bellissimo che francamente non conoscevo. Ringrazio tutti quanti voi della presenza e speriamo di poter trascorrere, come si vuol dire, una serata un po' che già è piacevole dal punto di vista climatico. Noi veniamo dalla pianura, siamo ancora immersi nell'afa, anche se non è più quella dei giorni scorsi, però speriamo, ecco, che questa tematica un po' particolare possa cogliere e carpire la vostra attenzione. Perché questo libro? Sì, hai detto bene, perché solitamente io mi interesso di storia risorgimentale, quindi di storia del brigantaggio, ma non solo. E questo è solo un po' dal mio ambito di interesse privilegiato, perché siamo un po' più avanti nel tempo, siamo alla fine dell'Ottocento, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Generalmente chi scrive un libro non scrive mai così per caso, scrive seguendo uno schema ben preciso, seguendo un piano di lavoro, come si suol dire. Questo libro però è l'eccezione che costituisce, è l'eccezione che poi conferma la regola, perché questo libro nasce per un ritrovamento fortuito di un grosso libro al mercatino dell'antiquariato che praticamente era la raccolta dei verbali del processo Notar Bartolo, residente a Milano nel 1901. Dopo varie traversie, che io poi racconto anche nella introduzione di questo libro, grazie anche alla collega Ornella Massaro, perché è giusto, ecco, ricordare pure lei, questo libro è scritto a tue mani, non solo le mie, ma anche della collega giornalista Ornella Massaro, e anzi è stata lei che ha
incentivato, che mi ha spinto a scrivere questo libro, e quindi è venuto fuori, insomma, quest'opera che racconta, come giustamente hai detto tu, il primo delitto di mafia, io aggiungerei eccellente, nell'Italia Unita, perché la mafia aveva già colpito, però qui è lo spessore del personaggio che poi va, come dire, a fare un po' la differenza. Stiamo parlando di questo Emanuele Donarbartolo, che era già sindaco di Palermo, era stato garibaldino, quindi aveva uno spessore particolare questa persona, garibaldino, politico. Sì, era stato da queste parti perché proprio impegnato nella lotta contro il brigantaggio, quindi come vedi, quindi ritorniamo sempre a bomba. E poi dopo essersi, come dire, congedato dall'esercito, era entrato in politica giovanissimo, era stato praticamente l'entourage di Rudinì, che è uno dei politici più importanti della Sicilia, è stato anche presidente del Consiglio del Regno d'Italia, poi diventa sindaco di Palermo e dopo viene incaricato al Ministero dell'Agricoltura della direzione generale del Banco di Sicilia. Il Banco di Sicilia non era una banca così, come dire, periferica, perché allora era uno dei sei istituti bancari che avevano la facoltà di emettere moneta. Oggi è solo la Banca d'Italia deputata a queste incombenze. Allora gli istituti bancari erano sei. C'era il Banco di Sicilia, c'era il Banco di Napoli, c'era la Banca Romana, c'erano le due banche toscane e c'era un'altra banca che era praticamente la emanazione degli stati preunitari. Il Banco di Sicilia quindi era importante proprio per questo, soltanto che versava in una situazione di estrema sofferenza, e quindi proprio per questo viene incaricato di risanare i conti, come si vuol dire, questo Emanuele Donarbartolo, che pur non avendo compiuto gli studi proprio appositi di economia, però era un uomo integerrimo, un uomo tutto di un pezzo, era un uomo che, come si suol dire, spaccava il capello in quattro. E questo poi, come vedremo, e qui ti restituisco la parola, altrimenti parlo da solo, e quindi non è piacevole, vedremo che sarà proprio la causa della sua fine, insomma, questo essere integerrimo, insomma. Se mi permetti, volevo fare due piccole citazioni dal tuo libro. Proprio Rudinì lo definì il Cerbero che i galantuomini hanno messo a difesa del banco, perché il Banco di Sicilia aveva molte pressioni politiche. Ma sempre un'altra definizione data sempre dall'avvocato Trabia in questo caso è che Nenè, così era chiamato, è caduto vittima del dovere. Questo mi sembra evidente. Era evidente questa cosa. Mi è venuto in mente questo leggendo questo libro, che veramente inizi a leggere e non smetti di leggere, perché vuoi capire come si scioglie questo nodo, insomma, che il tema è quello della pressione politica. Era stato già lui, o sbaglio, vittima di un agguato che però venne attribuito a dei briganti, ecco, che tornano. Qual è la differenza, se c'era un legame tra questi due? Tu lo suggerisci un pochettino, tra questi due momenti. Era un'anticipazione oppure la storia stava cambiando, diciamo? No, era un'anticipazione di quello che poi accadrà qualche tempo dopo, perché effettivamente lì non fu un rapimento dei briganti, no? Noi per briganti intendiamo, ci facciamo piccolissimo excursus, noi intendiamo soprattutto i briganti del periodo post-unitario, no? Quelli che si ribellavano alla invasione, come chiama qualcuno, mano militare nel mezzogiorno, e quindi cercavano di difendere la propria terra e anche la propria dignità. No, lì erano mafiosi travestiti da briganti, tant'è vero che questi, quando rapiscono Emanuele Donarbartolo, si travestono da carabinieri, quindi era cambiato un po' tutto lo scenario. Ma perché si travestono? Perché già erano cominciati. Ma perché rapiscono Donarbartolo? Perché già era cominciata le pressioni nei confronti di questo uomo, perché che sia da sindaco di Palermo, ma ancora di più da direttore generale del Banco di Sicilia, aveva detto chiaro e tondo agli intralazzatori: guardate, qui non c'è trippa per gatti, per usare un'espressione proprio colorita. E proprio nel tentativo di ammorbidire la testardaggine di questo uomo cocciuto, tutto di un pezzo, integerrimo, il figlio e la moglie dicevano che
Emanuele Lotarbartolo si comportava nella gestione della cosa pubblica con lo stesso rigore che impiegava a casa, quindi era proprio una forma mentis di questo amministratore, di cui caro sindaco, consentimi, ce ne vorrebbero ancora di più oggi, molti di più, perché poi anche oggi le cose lasciano in gran parte molto a desiderare. Ecco, quindi era tentarono di ammorbidirlo, non riuscendoci. L'unica precauzione che da allora, dopo il rapimento, che si concluse con un esborso da parte della famiglia di un riscatto esoso, addirittura i rapinatori pretesero che una parte venisse pagato in denaro contante e una parte in pezzi d'oro, no? Perché aveva più valore e quindi era soprattutto più smerciabile. Si concluse e lui usò soltanto lui non cambiò assolutamente modo di agire. Prese soltanto un'unica precauzione, che era quella di portare lo schioppo ogni qualvolta si muoveva, soprattutto quando si muoveva dalla tenuta di campagna per ritornare a Palermo. E tant'è vero che quando quella fatidica notte del 1 febbraio del 1893 venne ucciso in treno con 27 coltellate, lui aveva sulla fondina del vano portoggetti, aveva proprio questa carabina, questo schioppo, che però non ebbe modo di utilizzare perché fu preso alla sprovvista e quindi non poté difendersi con il fucile. Un omicidio, il suo, che da subito si mostra ingarbugliato, fin da subito le indagini vengono in qualche modo rallentate se non ostacolate, e un processo che ancora di più subisce delle manipolazioni. Un processo che si svolge in tutta Italia praticamente, 300.000 trasferimenti viene da dire, fino ad arrivare alla condanna a Bologna e poi invece al ribaltamento di questa condanna a Firenze. Mi ha colpito, a proposito del fatto che abbiamo citato prima, della differenza, scusa se torno su questo, poi non ci torno più sul brigantaggio. A me mi fa piacere, guarda, figura, sfondi la porta aperta. Il fatto che però dopo il processo di Bologna sia stata utilizzata la tesi cosiddetta antimeridionalista, cioè praticamente è sorto addirittura un comitato pro Sicilia che conteneva anche scrittori, intellettuali, Sciascia, Pitre, che addirittura in qualche modo andavano contro questo processo, insomma, la difesa, insomma, dice il figlio di Notarbartolo. Fu proclamata la tesi parricidia del lodo del settentrione per il mezzogiorno, vietando a chi che sia di pensare che la sentenza di Bologna potesse essere il frutto della coscienza di 12 onesti cittadini. Poi, secondo Pitre, il padre di quel manifesto, la mafia non esisteva, ma era soltanto il frutto dei pregiudizi malevoli e discriminatori di chi viveva nel continente e soprattutto dei settentrionali. Di fatto questo è il tema centrale che porta al brigantaggio postunitario, giusto? In che modo quindi la mafia si appropria di questo, di questa che era un'istanza popolare, e quasi la utilizza come giustificazione, quasi convincendo un pochino la popolazione di essere dalla parte dei buoni, tra virgolette, del popolo, invece di essere l'oppressore. Insomma, c'è una specie di momento di confusione, di sovrapposizione, almeno nell'immaginario collettivo, no? Sì, innanzitutto guarda, vi pregherei, posso prendere un attimo? Pregherei di fare un applauso veramente caloroso alla professoressa Di Mambro, perché guardate, non so se si vede, non soltanto ho letto il libro, cosa che io che presento tanti libri, per esempio qualcuno non lo leggo, dico sinceramente, lei non solo l'ha letto, ma ha messo anche tanti post-it per far capire, insomma, che è stato letto riga dopo riga. Per le citazioni, vabbè, e quindi un applauso veramente, caro Benedetto, io non la conoscevo, mi complimento con te e con la mamma per aver creato, insomma, una professionista così seria. Allora, guardate che la situazione dal 1893 ad oggi è cambiata poco, non soltanto in Sicilia ma anche in Italia. Perché oggi prospera la criminalità organizzata? Ma questo che dico adesso vale per oggi, ma vale anche per ieri e anche per l'altro ieri. Perché la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, ci sono pezzi d'Italia che sono in mano alla criminalità organizzata, e quello deve dire che vogliamo negarlo.
parte della provincia di Caserta, parte della provincia di Napoli, parte della provincia di Reggio Calabria, gran parte della Sicilia, soprattutto il Trapanese e Caltanissetta. In tutti questi ambienti la mafia e le organizzazioni malavitose sono il cosiddetto welfare. Che significa questo? Significa che dove non arriva lo Stato, arriva la mafia, arriva la criminalità organizzata. Vuoi un posto di lavoro? Ricorri alla mafia. Ti servo di soldi? Ricorri alla mafia. Vuoi un piacere? Addirittura vuoi essere raccomandato per un intervento chirurgico? Ricorri alla malavita organizzata. Questo succede oggi, ma succedeva anche ieri. La Sicilia poi è una terra molto particolare, una terra bellissima, una terra però misteriosa, e una terra che secondo me ancora non ha fatto i conti con la sua storia. Noi abbiamo fatto la prima campagna di presentazione di questo libro, l'abbiamo fatta proprio in Sicilia, ecco, siamo stati con l'amico Antonio Forgione, siamo stati a Catania, siamo stati a Palermo, siamo stati a Bagheria, abbiamo tenuto una lezione magistrale all'Università di Catania e ci siamo accorti che in Sicilia e a Palermo soprattutto non conoscono Emanuele Lotarbartolo. Allora, la via principale di Palermo è via Emanuele Lotarbartolo. C'è poi una circostanza che è inquietante sotto certi aspetti. Giovanni Falcone abitava in via Emanuele Lotarbartolo. Non so se voi avete mai visto le immagini di quella Magnolia gigantesca dove ancora oggi la gente fa i selfie, lascia i bigliettini, si fa le fotografie. E beh, quella si trova in via Emanuele Lotarbartolo. Noi ci siamo peritati di andare a chiedere ai commercianti che avevano il negozio lì lungo via Emanuele Lotarbartolo. Pochissimi conoscevano questa figura, non sapevano chi era. Eppure Emanuele Lotarbartolo, a detta degli storici contemporanei, è stato uno dei migliori, anzi in assoluto, il migliore sindaco di Palermo dall'inizio del Regno d'Italia fino ad oggi alla storia repubblicana. Quindi il discorso che facevi tu è molto indicativo, nel senso che comincia proprio da allora questa commissione tra potere centrale di Roma e mafia, malavita organizzata. Tant'è vero che il personaggio protagonista, accanto a Emanuele Lotarbartolo, di questo libro, si chiama Raffaele Palizzolo, che era niente di meno che un parlamentare del Regno d'Italia. Raffaele Palizzolo è stato il mandante del delitto Lotarbartolo. Perché? Perché Lotarbartolo dava fastidio ai poteri forti, hanno tentato di ammorbidirlo, hanno tentato di annacquarlo, non essendoci riusciti, poi. Ci diceva qualcuno in Sicilia, ecco Antonio lo ricorderà perché le cose più importanti di queste presentazioni, caro sindaco, sai qual è? È la dopo presentazione, perché uno può parlare, come dire, senza freni. E allora ci diceva qualcuno, guardate che la mafia difficilmente uccide a primo acchito. Uccide quando è costretta ad uccidere, quando le pressioni non funzionano, quando le intimidazioni non servono. Quando poi si vede che questa persona è così testarda da non voler fare il pasticcere, allora si procede con l'esecuzione capitale, come è successo a Emanuele Lotarbartolo. Quindi Emanuele Lotarbartolo, poi diremo anche qualche altra cosa sulla commistione tra potere centrale e malavita, su questi accordi, no? Poi magari faremo anche il parallelismo con l'accordo Stato-mafia che ha visto implicato in tempi più recenti anche personaggi importanti della nostra Repubblica. Però questo delitto non è un delitto solo e esclusivamente di mafia. Sì, è stato il primo delitto eccellente dell'Italia Unita di mafia, ma è stato un delitto che si è consumato a Palermo, ma che ha le sue radici a Roma. Perché è proprio il potere centrale che a un certo punto capisce che Emanuele Lotarbartolo era quel granello di sabbia che aveva inceppato, tentava, rischiava di inceppare il meccanismo e per questo, meccanismo economico chiaramente, quindi stiamo parlando di banche, di economia, tra altre cose nel periodo in cui scoppia fragoroso lo scandalo della Banca Romana che costringe Giolitti alle dimissioni, che costringe, che sfiora anche la monarchia sabauda con il re Umberto I, che guarda caso viene accusato di aver trasferito dei fondi occulti in Svizzera, anche qui non ci mettiamo niente al giorno d'oggi, quindi succedeva già allora.
Al sud Salvemini Giolitti lo chiamava il ministro della malavita. Per questo non era un caso che... Però hai ragione tu, poi ci sono delle implicazioni, non soltanto tra mafia e potere centrale, ma comincia, anzi, non comincia perché non si era mai esopita, ma viene, aumenta di intensità la famosa questione meridionale, no? Quando poi il sud, il nord, i giornali del nord soprattutto si scagliano contro il sud dicendo mafia uguale Sicilia, c'è la reazione rabbiosa in Sicilia e costituiscono un comitato che prima si chiama Pro Palizzolo, poi si chiama Pro Sicilia, ma non tanto e non solo per difendere Palizzolo, che era un personaggio insignificante se noi vogliamo vedere, ma per difendere la Sicilia. Ecco perché anche questi intellettuali, P3, Sciascia, anche qualcun altro, dico, De Roberto, cioè, come dicono in fin dei conti, ma voi dove la vedete sta mafia? P3 dice addirittura, ma la mafia non esiste, la mafia è una carineria, quando io chiamo una donna mafiosa significa una donna simpatica, beh, cioè, quindi negano anche l'evidenza e l'esistenza di questa mafia. E quindi, come potete vedere, è un coacervo di situazioni il cui terminale ultimo era questo povero Emanuele Notarbartolo, che si è trovato a competere, a combattere una battaglia già persa in partenza e che poi alla fine si conclude con una sconfitta, perché tu parlavi del figlio di Leopoldo Notarbartolo, che ha speso tutta la sua vita nel tentativo di dare giustizia, di individuare gli uccisori del padre di Mandanti, purtroppo non ci è riuscito. Diventa quasi, visto in maniera romanzesca, come fosse un romanzo, sembra quasi l'eroe, il figlio, quello che più vuole riportare alla luce la verità, e non lo può fare attraverso la legge, lo fa attraverso la scrittura, attraverso il racconto della vita. Però volevo permettermi di citare, perché rientra in quello che hai appena detto, citare la descrizione che fai appunto dell'avversario, del nemico, diciamo così, di questa figura che rappresenta la mafia, cioè appunto Palizzolo. Era popolarissimo, se la popolarità consiste nell'essere facilmente accessibile a persone di ogni classe, di ogni ceto, di ogni moralità. La sua casa era indistintamente aperta ai galantuomini e ai bricconi e li accoglieva tutti. Questa è la sua caratteristica, quindi diventa quasi una persona generosa, accogliente, questo era quasi quello che passava. Tant'è vero che anche le autorità mi permettono, diciamo, ecco, la commissione con la politica, perché io mi sono chiesta, forse la mafia si differenzia dalle altre forme di violenza per la politica, perché una cosa che ho letto che è veramente interessante, in una specie di racconto nel racconto, è l'assalto al banco, al consiglio del banco da parte di appunto Palizzolo, dei politici. E alla fine, cioè, diciamo così, attraverso cambi di casacche, da regionalista, persino Crespi in qualche modo permise questo passaggio. Era l'epoca di Crespi e di Giolitti in cui si alternavano questi governi. Crespi era il deus ex machina della politica siciliana, poi diventa presidente del consiglio, quindi una persona veramente imponente, no? Anche se molto mal visto in Sicilia, però insomma aveva un potere pregnante. E quindi secondo te la mafia per questo, perché mi ha colpito un'altra frase emblematica in questo senso, che dici: senza Palizzolo avremo contro la mafia e per vincerlo bisogna averlo d'accordo. Palizzolo rimase nella lista e la mafia lavorò nell'interesse del governo. A me questa frase ha colpito molto, tratta da un articolo dell'Avanti del 1899. Teniamo conto che l'Avanti era un giornale di ispirazione socialista, anche se loro socialisti ancora movimento socialista, il partito come lo abbiamo conosciuto noi, non era ancora nato, però era il maggiore, gli esponenti socialisti erano i nemici acerrimi della mafia. E i nemici acerrimi soprattutto però del potere centrale, perché loro imputavano al potere centrale di avere stretto questo abbraccio mortale con la mafia. Ma tu hai letto un pezzo che è molto significativo, perché quello è stata una relazione che c'erano un turno di elezioni, il prefetto controlla la lista, il prefetto di Palermo controlla la lista dei candidati che si dovevano presentare alle elezioni politiche, quindi per il Parlamento nazionale. A un certo punto spunta questi nomi e trova Raffaele Palizzolo, e allora il prefetto dice: no, questo no, questo è impresentabile. Allora il funzionario dice: sì, signor prefetto, sarà pure impresentabile, ma questo ci assicura i voti della mafia, allora teniamolo là.
Quindi, pur sapendo che Palizzolo era molto chiacchierato, perché Palizzolo non era un mafioso, hai detto bene tu, era però un classico politico che campava di espedienti, era quello che stava nel consiglio di amministrazione di Confraterni, di società, era stato consigliere comunale per tanti, insomma aveva un elettorato variegato, ma che pescava soprattutto della criminalità organizzata. Ed è vero che ogni volta che si presentava alle elezioni, dal comune alla Camera dei Deputati, aveva sempre una barca di voti. E quindi è evidente che quando si trattava di restituire i favori, Palizzolo aveva un occhio di riguardo per il suo elettorato. Insomma, questo succede anche oggi, magari quanti mafia non ne parliamo dalle parti nostre, però è evidente che se ci sono dei poteri forti che poi riescono ad inserire un sindaco in un comune, non mi sto riferendo a Terrello chiaramente, per l'amor di Dio, perché sennò è di un comune immaginario, è evidente che poi si deve dare, come si dice, il tornaconto. E allora in Sicilia era un affare generalizzato, e quindi per esempio Palizzolo era legatissimo ai Florio. I Florio chi erano? Era una famiglia siciliana ricchissima, degli armatori, avevano il commercio del Marsala, e Florio era la longamanus dei Palizzolo, era la longamanus dei Florius in Parlamento. Ci sono dei suoi interventi in Parlamento in cui beatifica questi Florio. E perché? Perché poi i Florio erano quelli che gli finanziavano la campagna elettorale. Quindi ecco, Palizzolo era questo, insomma, era così chiara la situazione che il giorno dopo Don Arbartolo viene ammazzato il 1 febbraio del 1893, il giorno dopo a Palermo si sapeva che il mandante era stato l'onorevole Palizzolo e l'esecutore materiale era stato questo Pinto Fontana, Giuseppe Fontana, che era un capocosca di Villa Padre, che è un comune vicino a Palermo. Tutti quanti sapevano, l'opinione pubblica, la vox populi come si dice, sapeva che questi due erano i principali indiziati, soltanto che per la magistratura e per le forze dell'ordine non era così. Tanto è vero che si dovrà arrivare al processo di Bologna per vedere condannati questi due a 30 anni di reclusione, condannati poi a vita annullata alla Corte di Cassazione, magari questo lo vedremo in seguito. Infatti volevo spostarmi un attimo e chiederti un'altra cosa invece, a proposito appunto dell'articolo che abbiamo citato e di altri articoli. Uscendo un attimo dalla storia, come è avvenuta la selezione degli articoli? Cioè, sì, ci sono gli atti del processo, c'è un racconto che è avvincente, una capacità di rendere lo stile quasi legato al tempo che racconta, ma c'è una bella selezione, cioè gli articoli scelti, a me ha colpito in particolare la descrizione dei poveri chiamati del processo di Milano, una descrizione toccante, emozionante, che quasi stempera la tensione, diciamo così, di questo processo, perché emerge il lato umano ma anche sociale. E quindi voglio sapere, questa selezione, che è evidente che ci sia un lavoro lunghissimo, come è avvenuta? C'era già l'idea dietro, un'idea, una direzione, oppure è stato, diciamo... Allora, io ho detto prima che questo libro nasce per caso, dopo però ho messo da parte il caso, abbiamo cominciato a lavorare seriamente, abbiamo fatto un pool di lavoro che, ripeto, comprendeva anche la dottoressa Ornella Massaro, ma comprendeva anche quel signore lì che vedete dietro la telecamera che si chiama Antonio Forgione, anzi a cui vorrei che si facesse un bel applauso, ma per due motivi. Primo, perché mi sopporta, e sopportare a me non è tanto semplice, mi accompagna spesso. Ma secondo, perché ha avuto il merito di reperire gran parte delle fonti giornalistiche, perché ci siamo divisi un po' i compiti e lui è riuscito a scovare dei giornali, che ne so, quello di Mantova, quello di Lecco, no? La Gazzetta di Lecco, sono dei giornali. Abbiamo poi fatto una selezione, chiaramente, perché non potevamo, perché il materiale è sconfinato. Perché questa vicenda, allora, a suo tempo, ebbe un grande clamore a livello di opinione pubblica, ma non soltanto in Italia, anche all'estero. Nelle sedute dei processi, nei vari processi, c'erano centinaia di giornalisti accreditati, le maggiori testate giornalistiche italiane, che ne so, il Corriere della Sera, la Gazzetta Italiana, l'Informazione Italiana, ma c'erano anche giornali austriaci, tedeschi, francesi, inglesi, quindi a dimostrazione che l'opinione pubblica era molto interessata a questo processo, all'affare Dreyfus, certo. Alla fine però perché abbiamo scelto di dare importanza soprattutto alle fonti giornalistiche?
Perché l'omicidio di Otarbarto era già stato trattato da qualche altro autore, ma era stato trattato in maniera, come dire, un po' arida, secondo noi, cioè in maniera molto, si descriveva, non si parlava di mafia, tante analisi di interiore non erano state fatte, ed erano state totalmente trascurate le fonti giornalistiche. Siccome chi fa il lavoro di ricercatore storico lo sa che le fonti giornalistiche di via di massima sono considerate le fonti di seconda mano, e invece sono importantissime, come hai detto tu bene prima, ci sono dei passaggi di alcuni giornali che descrivono i testimoni che dalla Sicilia vengono a Milano. È una cosa che da un lato molto interessante, ma che dall'altro li fa accapponare la pelle, perché innanzitutto questi vanno lì, non avevano mai visto la neve, a Milano nevica, e questi guardano con lo sguardo, con la bocca aperta, come il bambino che vede la prima volta il mare. Ma poi erano tutti poveri cristi, quindi non avevano i panni, non avevano i soldi per mangiare, quindi i giornali si fanno delle raccolte, fondi, vengono messe le mense sociali. E poi c'è anche qualche articolo, anzi parecchi articoli di stampo lombrosiano, no? Quando a un certo punto, uno, mi ricordo un paio di articoli, uno esaminando i due ferrovieri che poi vengono incarcerati perché erano complici di questa fattispecie delittuosa, un giornalista dice: ah, ma quell'imputato però veste civilmente, come se in Sicilia si vestisse con la pelle di capra. Quell'altro dice: no, ma quegli imputati hanno uno sguardo intelligente, come se in Sicilia non esistessero persone intelligenti. Guardate che siamo alla fine dell'Ottocento, l'Unità d'Italia era stata fatta già da parecchio tempo, sono quasi 40 anni prima, eppure queste discrasie fra il nord e il sud esistevano ancora. C'era un pregiudizio, ma un pregiudizio fortissimo nei confronti del sud, soprattutto la parte dei giornali del nord e l'opinione pubblica del nord, anche perché, come disse D'Azeglio, no? L'Italia è stata fatta, bisognava fare gli italiani. Questi siciliani che vanno a Milano non sanno parlare in italiano e non li capiscono, e allora deve essere preso un capitano dei carabinieri che fugge da interprete. Stiamo parlando, signori, 100 anni fa, 120 anni fa, non è che stiamo parlando di chissà qua. Questo vuol dire che la famosa questione meridionale, che secondo me ancora oggi è ben lungi dall'essere risolta, allora era di attualità sconvolgente. Ecco, quindi, tornando alla tua domanda e chiudendo, abbiamo fatto questa cernia degli articoli cercando di prendere quelli che non soltanto descrivevano la vicenda del processo Otarbarto, che veniva seguito giorno per giorno, ma anche cercando di dare uno spaccato di quella che era l'Italia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Devo dire che questo grazie appunto alla perizia dell'amico Antonio Forgione, che è un grande topo, un grande ricercatore, soprattutto sul web, siamo riusciti a scovare questi giornali di cui io francamente alcuni dei quali ignoravo l'esistenza, devo essere sincero, però abbiamo ritenuto opportuno anche con illustrazioni, poi quindi dei poveri a Milano con l'illustrazione, cioè non c'erano le fotografie, i fotografi cellulari, e i giornali facevano le illustrazioni. Ma non solo, scusami se ti interrompo, ma veniva addirittura ingaggiato i più famosi disegnatori dell'epoca, proprio perché questi giornali, soprattutto non tanto i quotidiani, ma quanti settimanali, facevano delle copertine bellissime. Noi li abbiamo acquistati anche parecchi di questi giornali, ma sono dei capolavori di arte, diciamo così, al di là di tutto, che non c'erano fotografie. Molto bene, grazie. No, perché è interessante veramente questo aspetto della ricerca. Questo aspetto della ricerca che però, del racconto giornalistico, che ci fa pensare ancora di più all'attualità di questa vicenda. In particolare c'è un capitolo dedicato ai trasferimenti. Il sistema dei trasferimenti è una cosa che fa veramente venire i brividi per l'attualità. Cioè, in che cosa consiste, se lo vuoi raccontare? I trasferimenti che in Sicilia chiamano i traslochi. Ma i traslochi non sono quelli degli appartamenti, dei mobili o i tavolini o le sedie. I traslochi erano il trasferimento di funzionari scomodi, perché un'altra vicenda, no? Un'altra parentesi di questa vicenda veramente poco edificante è data anche dal fatto che da un lato c'è l'incapacità da parte delle forze dell'ordine di seguire le vere piste. Mi viene in mente per esempio che carabinieri e polizia spesso e volentieri si pestavano i piedi, no? Andava da parte, poi ci riandava d'altro, le prove che sparivano. Però a un certo punto
lì ci stanno rapporti che vengono inoltrati in prefettura e vengono messi stipati nei cassetti, rapporti che vengono sbianchettati, funzionari che vengono trasferiti, pubblici ministeri che quando stanno per arrivare ad un punto importante improvvisamente vengono trasferiti o si dimettono dall'incarico. Ci sono addirittura funzionari di pubblica sicurezza che vengono arrestati per reticenza durante i processi. E quindi i traslochi, come dici tu, sono soprattutto quelli dei giudici o di quei marescialli dei carabinieri o di quegli ufficiali di DPS e di pubblica sicurezza che perché solo per aver imboccato la strada giusta vengono immediatamente destinati ad altri incarichi o trasferiti in tutt'altra parte d'Italia proprio perché stavano avvicinandosi troppo al sole. E sapete meglio di me, no? Icaro quando si avvicinò con le ali di cera, no? Le ali di cera al sole finì per restare bruciato. E questa purtroppo è una caratteristica, hai detto bene tu, che vediamo anche al giorno d'oggi, magari non più con l'evidenza di una volta, magari si fanno le cose un po' più sotterraneamente, però anche oggi insomma ci stanno cose del genere. Guardate, io faccio sempre un paragone e poi ti restituisco la parola, con la zona nostra e con la contemporaneità nostra. Vabbè, noi veniamo da Cassino, cioè, quindi conosciamo le vicende del tribunale di Cassino. Voi sicuramente a Terelli conoscete la tragica, drammatica storia di Serena Mollicone, no? Quindi, io tra altre cose, da giornalista, sono stato quello che per i primi 6-7 mesi ha seguito proprio questa vicenda, stavo più arci, vabbè io sono di Rocca Secca, quindi arci Rocca Secca siamo vicini, stavo più arci che a casa mia, insomma. Ma guardate che ad Arce, fin dai primi giorni dell'uccisione della povera Serena, tutti quanti sapevano come erano andate le cose, tutti quanti sapevano che era stato mandato e tutti quanti sapevano chi era stato l'esecutore materiale. Eppure dopo 20 anni, mi pare l'anno scorso, se non vado errato, c'è stata una sentenza in cui praticamente sono stati prosciolti tutti quanti. Adesso è vero un processo di appello e quindi noi tutti quanti ci auguriamo una conclusione diversa. Però io parlavo proprio qualche giorno fa con un avvocato che difende la parte civile, ma non si chiama Serena Mollicone, i genitori, perché purtroppo il padre è venuto a mancare, quindi non c'è più. E mi diceva, caro Fernando, dice tu, perché io ero critico nei confronti della magistratura, e dice tu, sì, hai ragione, in linea di massima, sì, è così, però dobbiamo tener conto anche di una cosa, e io lo dovrei dire da avvocato difensore, da avvocato della parte civile, che parecchie di quelle testimonianze che hanno fatto 20 anni fa, adesso i testimoni l'hanno ritrattato, quindi si sono rimangiati quello che avevano detto 20 anni fa. Questa, signori miei, sapete come si chiama? Si chiama omertà. Omertà. E sbaglieremmo di grosso a pensare che l'omertà esista solo in Sicilia. No, esiste anche da noi. Esiste anche da noi. Ogni qualvolta noi non facciamo il nostro dovere. Ne dico una, proprio banale. Noi abbiamo la raccolta differenziata dei rifiuti. E quanta gente continua a buttare le buste di bottizia lungo le strade, le cunette alle strade? E quella non è omertà di chi passa e magari vede chi è stato autore, si è reso responsabile di essere l'autore di quello scempio e chiude gli occhi? Ne volete sapere un'altra? In estate quanti animali vengono abbandonati lungo le strade o sulle autostrade? Io difficilmente vedo che qualcuno si ferma per magari immortalare la targa della macchina e di chi si è reso conto di quell'atto orribile. E questa, signori miei, è omertà, eh? Quindi non bisogna andare ai delitti o alle cose più importanti, no? Quindi io penso che queste vicende, sia di 130 anni fa, ma soprattutto anche le vicende odierne, se ci fosse un po' più di coscienza civica da parte di tutti, dico io, io forse penso che, non dico che si eviterebbero perché sarebbe utopistico pensare, ma sarebbe più, si faciliterebbe di molto il compito delle forze dell'ordine e della stessa magistratura, che avrà sicuramente le sue pecche, avrà sicuramente i suoi limiti, ma che deve essere anche messa in condizione di fare il proprio mestiere. Se poi
il testimone chiave giunge davanti al giudice e ritratta quello che aveva detto vent'anni prima, non so, per paura, perché parliamoci chiaro, ognuno di noi vuole stare tranquillo a casa sua, e poi alla fine però ci dobbiamo aspettare queste situazioni che io definisco senza ombra di dubbio aberranti, insomma. 130 anni fa, ma anche oggi. Esatto. 130 anni fa, quindi un delitto che ha avuto però anche, dicevamo, appunto questa lunga storia processuale anche di traslochi, trasferimenti, ma soprattutto è interessante seguire, e spaventoso e attuale, seguire la storia dei trasferimenti di questi processi, i gradi di giudizio di questi processi che attraversano appunto l'Italia. Inizialmente il trasferimento è stato, del processo è stato vissuto quasi con sollievo dalla parte, dalla famiglia, insomma. Tant'è vero che Palazzolo voleva rimanere in Sicilia, giusto? Come mai, secondo te, era partita bene questa vicenda e poi si è andata appunto a scontrare con la realtà dei fatti? E ci sarebbe stato un modo per farla andare diversamente, secondo gli studi, secondo le ricostruzioni che hai fatto? C'è stato un punto che è stato un po' lo spartiacque, il video di questa vicenda? Allora, innanzitutto cominciamo con il dire che il primo processo siamo... Attenzione alle date, 1 febbraio 1893, delitto, viene ucciso Notar Bartolo. Il primo processo comincia nel 1899, sei anni dopo, prima sarebbe stato impossibile. E comincia a Milano, perché a Milano, se il fatto si svolge a Palermo? Perché la Cassazione decide che per legittima suspicione si dovesse trasferire in altra sede. Questo perché? Perché la Sicilia e Palermo in particolare non era ritenuta l'ambiente adatto per far svolgere questo processo. Si fa ancora oggi, quindi quando ci sono delle difficoltà ambientali, quindi si trasferisce. Nel 1899 inizia il processo di Milano. Grazie alla caparbietà di Leopoldo Odarbaldo, il figlio dell'ucciso, si arriva ad incriminare finalmente Palizzolo e Clodà. Si interrompe il processo e riprende a Bologna. A Bologna si conclude il processo con la condanna di 30 anni di reclusione dei due domandanti dell'esecutore. Però qui entra in azione gli avvocati che fanno ricorso contro la sentenza. E perché fanno ricorso contro la sentenza? Perché durante l'udienza del processo di Bologna un testimone che aveva deposto due volte giura una sola volta. E siccome doveva giurare due volte, la Cassazione annulla la sentenza di Bologna, si rifà il processo, questa volta a Firenze, e vengono tutti quanti assolti, gli imputati vengono assolti per insufficienza di prove. La classica conclusione dei delitti di mafia di cui non era stato possibile accertare la colpevolezza. Si poteva fare diversamente? Sicuramente sì. Si poteva fare diversamente se invece di aspettare sei anni si fosse cominciato in tempi più rapidi il processo, perché poi dopo sei anni le prove scompariscono, i testimoni, c'è addirittura un imputato che muore, e quindi e passa talmente tanto tempo, poi questi depistaggi, questi traslochi, questi i calzini che spariscono, le prove che non vengono più trovate, insomma, ecco, alla fine si verifica questa faccenda. Ma in effetti, e questa è una cosa sconvolgente, si trattava di un epilogo scritto, perché ecco, io lo avevo accennato prima, quello era un periodo che la Sicilia era in grande fermento, oddio, la Sicilia stava sempre in fermento anche oggi, se voi pensate dopo il 1946, no, la Sicilia non voleva restare con il continente, come dicono loro, ma voleva staccarsi all'Italia e diventare una stella alla bandiera americana, quindi uno stato americano, quindi è stata sempre una terra di separatismo, di individualismo, di indipendentismo. Alla fine dell'Ottocento la Sicilia era in ebollizione, c'era stata la rivolta dei fasci del 7,5 1867, con i lavoratori, soprattutto i minatori, che protestavano perché le promesse dell'Unità d'Italia non erano state mantenute. Poi c'è la rivolta dei fasci siciliani, soprattutto quella dei minatori che si lamentavano per le condizioni di vita infime. Quando succede lo scandalo del delitto Notar Bartolo,
lo Stato si trova con una Sicilia in ebollizione, tant'è vero che l'ordine pubblico era molto pericoloso, tant'è vero che venivano mandati dei commissari governativi proprio per tenere a bada l'ordine pubblico. Interveniva spesso e volentieri l'esercito, no? C'erano stati dei disordini, c'erano stati dei morti. Quando Palizzolo viene accusato e la Sicilia insorge come un solo uomo, dando vita a questa famosa comitato pro Sicilia, lo Stato centrale si trova un po' con le spalle al muro e si trova di fronte ad un tragico bivio. Che faccio adesso? Vado avanti e faccio trionfare la giustizia e quindi condanno Palizzolo, come sarebbe stato giusto, però rischio di perdere la Sicilia. Oppure metto un velo pietoso su questa vicenda, sacrifico la verità processuale, ma salvo la Sicilia. Alla fine la cosiddetta ragione di Stato prevale. Prevale la ragione di Stato a scapito della verità processuale. E la potenza è la mafia, perché lo Stato centrale di Roma, lo stesso Stato unitario che ancora si reggeva su gambe malferme, ha reputato opportuno non tirare troppo la corda, perché altrimenti avrebbe corso il rischio di perdere la Sicilia. Guardate un po' quello che succede con la famosa trattativa mafia-Stato che tirò in ballo anche Andreotti qualche decennio fa. Alla fine perché successe questo? Perché la mafia disse, guardate, lo Stato interviene e alcuni pezzi dello Stato intervengono dicendo guardate, fermatevi con le stragi, erano il Dopo Falcone e Borsellino. Altri pezzi dello Stato dicono, vabbè, noi ci fermiamo e in cambio magari vi diamo delle concessioni, il carcere duro, vende... insomma, poi ci sono stati dei processi, lo stesso Andreotti è stato messo, Mori per esempio, mi ricordo, anche se è stato ultimamente scagionato da tutti gli addebiti, però è un po' la situazione che si verifica anche col caso Palizzolo dal Bartolo. Alla fine l'unico che ci rimette veramente, come si suol dire, è la famiglia Lodar Bartolo, che non riuscì, nonostante l'impegno di questo figlio che ha dedicato tutta la sua vita, si è dovuto vendere addirittura le proprietà per pagare le spese processuali, però non è riuscito a ottenere giustizia, in quanto gli assassini, sia i mandanti che gli esecutori del padre, non sono stati mai identificati. Volevo farti un'ultima domanda sull'intenzione di questo libro, perché è un libro che parte da una ricerca giuridica di atti di processo, c'è questa indagine anche giornalistica, quindi è un racconto storico, però quello che rimane, oltre alla storia in sé, è proprio una sorta di saggio sociologico della società italiana di quel tempo. Quello che resta è questa storia che hai raccontato, cioè quest'Italia che non si era formata, quest'Italia che non aveva ancora delle istituzioni solide, e anche il loro stile di vita, il loro modo di vivere, dalle descrizioni appunto di quei contadini alla locanda, al modo in cui vivevano e come si spostavano, insomma, c'era questo intento, cioè sei partito volendo fare un'inchiesta giornalistica oppure in realtà l'indagine di questa specie di fotografia della storia di fine Ottocento, dell'Italia post-unitaria, i suoi primi decenni, c'era già nelle intenzioni, oppure magari fa parte del tuo background storico, da storico del brigantaggio. Allora, guarda, io ti devo confessare, non ho mai detto, questa è la prima volta che mi sento di confessarlo qui a Terelli. Io questo libro non lo volevo scrivere. E sono stato costretto quasi, in senso buono, dalla collega Massaro a scrivere questo libro. Dice, no, ma guarda, tu lo devi scrivere, perché solo tu puoi scrivere una cosa. Io ero un po' titubante, ma ti ripeto, non per qualche cosa, perché evapora un po' dal mio bacino di interesse. Poi però ho trovato la motivazione più intima, che non è neanche tanto questa, è che la stringente attualità di questo racconto. Io ho trovato nel processo, dei vari processi, Lodar Bartolo, nella vicenda che si imperdi attorno a questo evento delittuoso, una stringente attualità, anzi una sconvolgente attualità. Perché da giornalista, e io queste cose le immagino tutti i giorni, non faccio altro che rivedere alcune situazioni in tempi recenti, recentissimi. E allora la domanda che vi faccio io è questa. In 130 anni non siamo cambiati, non è cambiato una virgola, anzi siamo peggiorati sotto certi aspetti. Lungaggini dei processi che non finiscono mai, addirittura processi che durano 10 anni. Questo processo di Lodar Bartolo inizia
1904 è l'ultimo processo a Firenze, quindi è 11 anni dalla morte. Ma guardate che succede anche oggi. Non parliamo delle cause civili, poi che quello dura pure 30 anni, vabbè. Però, allora ecco, sì, effettivamente è come dici tu, ho voluto anche, come dire, descrivere uno spaccato della società di fine 800, quando ancora l'Italia non si era formata, quando ancora poggiava sulle fondamenta, su basi di argilla. Però quello che mi ha colpito, ripeto, è stata soprattutto questa attualità di una vicenda che, pur essendo datata 1893, potrebbe essere datata 2023 senza nessuna difficoltà, il che non è assolutamente gratificante per i giorni nostri, perché che vuol dire che ti passi avanti, purtroppo ne abbiamo fatti pochi. Quindi io non so se poi, leggendo questo libro, qualcuno di voi si ritroverà con me in questa analisi, però ecco, è stata proprio la molla che mi ha fatto dire sì, forse è giusto scrivere questo libro, proprio per far capire che tante cose non solo non sono cambiate, ma che sono addirittura peggiorate. Io ti ringrazio per queste riflessioni e per questo libro assolutamente necessario, cioè questa nuova visione di una vicenda. Quindi tu la pensi come me, che cioè era importante scriverlo. Sì, penso assolutamente sì. Ringrazio veramente la sindaca di avermi permesso di leggerlo e le passerei la parola se non vuole aggiungere altro. No, io penso che... Ecco, magari se c'è poi qualche domanda da parte del pubblico, qualche curiosità, però credo che insomma l'abbiamo sviscerato un po' tutto. Anche perché se poi raccontiamo il libro dalla Lanzetta possono prendere più nessuno e quindi gli scrittori non avrebbero senso di esistere, insomma. Grazie a tutti, grazie Ilaria, sei stata bravissima e complimenti ancora e grazie all'attenzione. Potete vedere questa suggestiva location questa sera è stata arricchita da alcuni lavori e proprio attraverso le forme d'arte gli occhi del mondo visitano, vedono e provano varie emozioni. Questi lavori esposti sono stati realizzati nelle scorse settimane dalle ragazze del posto, Noemi, Erika ed Ismalia, a cui facciamo un applauso per l'impegno. Da essi traperano sentimenti e emozioni che riguardano sicuramente gli eventi accaduti in quel determinato periodo, ma che sicuramente ancora oggi accadono in quella terra. Abbiamo voluto omaggiare l'autore ispirandoci alle pagine del libro, del suo scritto, e partendo direttamente dalle pagine con l'ausilio di diverse tecniche grafiche e sicuramente delle specifiche capacità individuali, le ragazze hanno creato la loro opera Caviardage. Che cos'è il Caviardage? Il Caviardage è un metodo di scrittura poetica che, grazie alla contaminazione di svariate tecniche artistiche, dà vita a delle poesie visive. Si tratta di piccoli capolavori che, attraverso le parole, i segni e i colori, danno voce ad emozioni che magari sono difficili da esprimere nel quotidiano. Ora invito Ismalia a leggere alcune frasi che sono emerse da questo lavoro di Caviardage. Giusto, non nascondere un delitto orribile, ma è necessario che siano puniti coloro che hanno contribuito. È l'ora di dare un esempio di giustizia. Il carico di dolore e di sangue che si compenetrava tra loro era interminabile e intricato. Intristita dalle nebbie era la vita che non si immaginava una nuvola di fumo che ondeggiava sulle teste di quei fratelli. I cittadini contrastavano quei volti campestri che non hanno virtù di dire la verità. E mentre la bianca fata cade a larghe falde, essi stanno a occhi spalancati e a bocca aperta, come se assistessero a uno spettacolo inviato dal cielo impietosito che ne era venuto a conoscenza. Vittima di qualcun altro, intenzionato a chiudergli la bocca per sempre.
incuranti della profonda solitudine con la quale i due uomini hanno dovuto fare i conti. Erano amici con legami fortissimi, disposti a tutto pur di conservare il rispetto, diventando custodi, spesso e volentieri, di parecchia gente. Grazie Smalia. E adesso è doveroso diciamo fare una breve descrizione dell'opera che vedete esposta, che è stata realizzata grazie all'ausilio del nostro artista locale Rocco Iannelli, a cui facciamo un applauso e ringraziamo. Abbiamo realizzato questo dipinto sempre ispirandoci al testo dell'autore. L'opera si intitola Luci ed ombre. Luci perché rappresentano uno spiraglio alla giustizia e alla legalità. Ombre si riferiscono alla malvagità, ai crimini, alla furia omicida, alle morti brutali, alle vite spezzate per mano della mafia. Il lavoro, come vedete, è stato realizzato con tratti essenziali, quasi imprecisi, come se volessero rimandare ad un ricordo lontano, ma allo stesso tempo attuale. Il contesto è quello dei fine Ottocento. I personaggi non hanno dei volti ben definiti, sono delle ombre. Questa scelta è interessante in quanto l'autore non vuole rappresentare l'omicidio del notar Bartolo in particolare, ma tutti gli atroci delitti mafiosi che ancora oggi avvengono. Poi, come vedete, l'ambientazione di questo crimine in uno spazio aperto sottolinea la facilità con cui oggi si uccide sotto gli occhi di tutti. E questo è purtroppo una cosa che accade. Abbiamo visto le emozioni attraverso il linguaggio scritto, il disegno, i colori, che sono la forma più elevata della loro estrapolazione. Adesso affronteremo queste emozioni tramite il canto e la danza. Saranno presentati 4 brani che rappresentano ciò che l'autore del libro ci ha voluto descrivere. Questo lavoro lo presenta l'Art Academy de Cesare attraverso le voci di Angelica Del Duca, Siria Vitale e attraverso le movenze artistiche di Chiara Azzoli. Appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli, mandati sulla terra per combattere una guerra, di fede e di famiglie sparse come tante biglie, sull'isola di sangue, che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie. Di una generazione, costretta a non guardare, a parlare a bassa voce e a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cos'è vostro? Nostro è la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, aggiusta la mira e ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto. Che sono
consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole perbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato. Perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Passano gli uomini e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, pensa. Soltanto un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa. Oh,
Michigan. La vita ti porta su strade che tu non vorresti percorrere. Le circostanze sono dure da accettare. Vorresti vivere una vita che non è la tua. Rincorrere quei sogni e trovare il coraggio di affrontare un nuovo viaggio. Sally potrebbe essere ognuno di noi. Ognuno di loro potrebbe essere il rumore della pioggia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Si accendono le luci dell'ampione.
tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Fuori piove, senti che bel rumore.
La vita è un valore. Bravissime. E siamo giunti quindi al termine di questa serata e sono doverosi i ringraziamenti finali. Ringraziamo l'autore Fernando Riccardi, facciamo un applauso, la professoressa Ilaria Di Mambro, Antonio Pittiglio che è presidente dell'Accademia Ora et Labora, ringraziamo l'Art Academy De Cesare, il service a cura di Fabio Di Carlo, le riprese a cura di Antonio Forgione ed infine, ma non per ultimo, un ringraziamento alla sindaca, la dottoressa Fiorella Gazzellone per la serata e invito la sindaca a prendere la parola. Questo. Allora, grazie veramente dal profondo, perché questa serata sia stata possibile e grazie a chi ha messo su carta, su questo libro, una storia così avvincente che, come si voleva sottolineare, sembra che comunque non siano trascorsi questi 130 anni, anzi, sono ancora tuttora attuali. Grazie per avermi permesso di salire in questo vagone, in questo treno, e nei vagoni di questo treno si sono aggiunti altri vagoni dove le emozioni espresse da parte degli artisti, sia del disegno sia dell'arte della danza, della recitazione, hanno permesso un attimino di rendere significativo e importante questo momento, perché a quando mi si faceva la domanda per Fernando su è di insegnamento per le istituzioni, no? È insegnamento per il sindaco. Bene, io sento fortemente questo impegno, questa presa proprio di consapevolezza e di coscienza di quanto le istituzioni e di quanto il ruolo delle istituzioni hanno soprattutto su queste tematiche. Penso, mi piace essere un attimino un po' ottimista, perché nelle riflessioni che si facevano su questo tavolo, bene, non è cambiato nulla. Siamo ancora purtroppo a rivivere le stesse medesime situazioni, però, e anche per le lungaggini che ci sono dalla magistratura per quanto riguarda insomma gli aspetti giuridici, giurisprudenziali per quanto riguardano questi delitti che sono veramente molto lunghi. A me piace invece pensare in una visione non futuristica ma presente, dove le istituzioni devono sempre di più parlare di queste tematiche. Solo parlandone, solo coinvolgendo i nostri ragazzi, parlandone tra di noi, forse possiamo fare qualcosa per contrastare questo male, o meglio questo cancro che in qualche modo un po' diventa sempre più difficile radicare proprio alla radice, e dove le terapie sicuramente di fronteggiamento sono proprio quelle dove, ecco, l'educazione e l'educazione civile, e dove l'educazione anche a, come dire, a riscoprire nel racconto della storia, a far leggere questi racconti di storia, sicuramente aiutano le nuove generazioni, le nostre generazioni anche a non ripetere questi atti. Grazie perché ci avete messo non soltanto due mani a scrivere questo documento così certosino, così importante, ma soprattutto ricco anche di molte fonti bibliografiche. Quindi faccio i complimenti a chi ha poi prodotto, diciamo così, ha messo al tavolo dei lavori, ha messo anche, come dire, nelle mani degli autori il fondamento della ricerca, perché senza la ricerca così certosina, senza questa ricerca così minuziosa, forse oggi magari l'autore poteva sì riportare un suo pensiero, ma sicuramente la fonte bibliografica che poi rende anche l'opera non soltanto narrativa, storica, ma la rende anche, come dire, scientifica, perché si basa proprio su fonti reali e concrete, soprattutto anche rintracciabili. Invito ancora, perché io sono una fautrice di chi poi, ecco, si occupa soprattutto di raccontare, di riportare, come dire, queste memorie su carta.
perché ce n'è bisogno di avere questi documenti, ce n'è bisogno di tramandare anche alle nuove generazioni il racconto, perché altrimenti passano le storie, passano gli eventi, passano gli accadimenti, però poi se non li mettiamo comunque su carta diventano soltanto come dire, dei racconti esclusivi di alcuni e quindi non si tramandano alle altre generazioni. Tra l'altro io questo libro ce l'ho nella biblioteca adesso del comune, quindi insieme ad altri libri di autori che hanno voluto dedicare una parte della loro arte alla scrittura e quindi all'arte anche della scrittura ciociara, perché noi dobbiamo anche saper diffondere quello che di bello e la bellezza della scrittura nella nostra ciociaria. Quindi benvengano gli autori e soprattutto questo nostro territorio, il territorio di Terelle, sarà sempre comunque un territorio accogliente per tutti coloro che vogliano qui in questa terra presentare le loro opere, perché è da qui che chiaramente si fa conoscenza e da qui si fa, come dire, consapevolezza e se vogliamo da qui anche si vanno un attimino un po' anche a modulare e anche a far crescere le coscienze. Quindi grazie veramente di questo contributo, grazie di aver scelto Terelle per questa presentazione di questo libro. C'è qui anche il consigliere comunale di Cassino, Luca Fardelli, che ci ha raggiunti, al quale io lo invito, visto che sta dietro le quinte, lo so che lui non ama molto, però sta dietro le quinte, io invece lo invito qui con me a fare... lo dobbiamo dire perché il consigliere Fardelli è sempre comunque un grande sostenitore delle iniziative e degli eventi qui a Terelle, ma soprattutto è un grande... È un grande proprio fautore di Terelle, un appassionato ecco di Terelle. Vuoi dire qualche cosa tu, Luca? Buonasera a tutti. Sì, è difficile parlare dopo il sindaco, perché non si usa mai, il presidente ne è consapevole, non si parla mai dopo il sindaco. Vabbè, faccio un saluto, complimenti a te, complimenti al professor De Cesare che è in eccellenza, perché vedere la sua arte messa in campo è... non ha uguali. Io lo conosco benissimo perché ho avuto la fortuna che mia figlia è stata sua alunna, quindi è stato bellissimo, bellissimo la location, perché veramente complimenti in questo monumento ai caduti, veramente complimenti. E poi cara Fiorella, qui l'eccellenza sei tu, perché fare quello che fai per il paese, per il territorio, penso che non hai uguali, c'hai dedizione, impegno, passione, metti a servizio di ogni cittadino e non solo, anche di altri amministratori, la tua esperienza, la tua professionalità, il tuo garbo, perché sei un garbo. E la cosa che mi fa piacere è quello che hai detto prima, mettere le istituzioni al centro, perché questo è fondamentale nell'arte, nella cultura, in tutte le situazioni. Mettere le istituzioni al centro è la cosa più importante, perché molto spesso la mettiamo sempre in quarta, quinta posizione, invece l'istituzione deve essere al centro di tutto quanto. E qual è la migliore occasione di fare questa bellissima iniziativa davanti al Monumento dei Caduti? Grazie, buonasera, viva Terelle, complimenti a tutti. Hai nominato una persona veramente eccezionale che è il professor De Cesare, quindi se questa presentazione così dell'arte della danza, della recitazione e del canto non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato veramente il suo contributo, al quale io invito qui Emilia, no? Ad unirsi a noi, che ha curato nei minimi particolari, perché come si scrivono i libri a due mani, così anche si organizzano gli eventi con tante teste, con tante mani e con tanto cuore. Allora, io ringrazio il sindaco Fiorella, io la chiamo amichevolmente Fiorella perché ci conosciamo da tanto e abbiamo avuto modo in questa occasione di poter lavorare, tra virgolette, insieme. Abbiamo fatto un incontro e in quell'incontro è venuto fuori questo poco che abbiamo dato, questa piccola chicca che a noi ha fatto immensamente piacere poter collaborare. Speriamo che sia l'inizio di una lunga collaborazione. Ringrazio le ragazze della nostra scuola dell'Art Academy, Angelica Del Duca, che è una vostra compaesana, Silvia Vitale, naturalmente Chiara Azzoli, e ringrazio anche mia figlia Giulia che ha curato le coreografie, Giulia Di Cesare.
Grazie a tutti e grazie per la bellissima location e di averci ospitato. Grazie anche all'autore del libro che ci ha dato l'opportunità di poter fare questo viaggio su questo treno insieme a loro. E nel vagone non può che mancare il saluto del presidente dell'Accademia, Oretta Labora. Scusa sindaco, però prima del presidente, vieni Antonio, vieni. No, io voglio dire una cosa, ma non lo dico per piaggeria, ecco, Antonio Forgione è testimone. Noi abbiamo presentato e stiamo continuando a presentare questo libro in tutta Italia. Posso dire con assoluta certezza che una presentazione, Antonio me la conferma, che una presentazione come quella che abbiamo visto stasera a Terelle è stata la più bella in assoluto. E non ti paghi il caffè dopo il sito, non è questo il discorso. È stata una presentazione molto bella, perché al di là dell'aspetto del libro in sé per sé, quindi del racconto, anche questa coreografia, anche la scelta dei brani, il pathos che si è ingenerato con questa... Io sono quasi commosso, onestamente parlando. Quindi ti ringrazio, sindaco, sei stata veramente in gamba, ringrazio tutti quanti quelli che hanno partecipato e hanno reso possibile, la bravissima professoressa Ilaria, e sono contento di essere venuto qui a Terelle, perché rimarrà sempre nel mio cuore questa serata. Grazie, grazie di cuore a tutti. Buonasera a tutti, fate chiudere a me, che onore. E pensare che io questa sera, all'ultimo momento, non volevo venire, perché è una settimana che corriamo per gli eventi, quindi a un certo momento uno che fa? Crolla. Però alla fine, tirando le somme, meno male che sono venuto, per due motivi. Primo, mi sono rinfrescato, per non dire congelato, perché si sta veramente bene qui. Secondo, osservare tutto quello che è accaduto, cioè abbiamo iniziato parlando di un delitto di 120-130 anni, e nell'ascoltare la professoressa e l'autore, qualcuno già l'ha detto, io pensavo non è cambiato niente, anzi è peggiorato. E mi è venuto in mente un proverbio che gli antichi dicevano: guarda, se vuoi vivere, grazie di Dio, vuoi vivere 100 anni, fatti i fatti tuoi. Però il risultato è questo. Questa è la nostra società. Ma nel osservare l'arte, la musica, il canto, che cosa è successo? Che la speranza non è morta. Benedetto XVI diceva: la salvezza dell'uomo è la speranza. Quindi sperare, quindi credere, avere coraggio, il coraggio di ascoltare, il coraggio di osservare, il coraggio di denunciare le malefatte. Il consigliere Fardelli diceva: mettiamo al centro le istituzioni. È vero, ma spesse volte qui a Terelle è molto molto più semplice, come pure a Villa, a un Cassino, eccetera. Ma proviamo ad andare in alcuni comuni, Mondragone, Casal di Principe, dove ho i miei parenti lì, San Cipriano. È facile parlare, quindi ci vuole sì coraggio, ma ci vuole anche tanta forza. E qual è la forza? È la forza del popolo, cioè aiutarsi a vicenda, perché alla fine se un povero sindaco rimane da solo è fregato. Quindi allora, ecco, fare un discorso comunitario a catena, nel senso essere una grande famiglia, perché la comunità in fondo è una famiglia. Se poi le famiglie continuano ad essere sempre divise e non si va lo stesso da nessuna parte, allora l'unione tra le famiglie
a fianco alle istituzioni laiche, ma anche a fianco alle istituzioni religiose, perché anche la Chiesa oggi è sotto attacco. Quindi istituzioni laiche, la Chiesa e la comunità insieme mandiamo avanti questa grande famiglia, che è la famiglia dell'umanità. Io vi ringrazio e non posso che augurare a tutti quanti voi tanta serenità, tanta pace e soprattutto tanta salute. Grazie, grazie Antonio. Allora, nei ringraziamenti, non per ultimo, quindi ci sono i ringraziamenti che vanno ai consiglieri comunali, alla giunta, a tutti i consiglieri dell'amministrazione comunale. A Costa Assunta gli dobbiamo fare ringraziamenti perché, dicevo a loro prima di iniziare, praticamente fino a qualche ora fa questo era un cantiere aperto, perché abbiamo ripulito qui, quindi c'è stata veramente un lavoro per quanto riguarda questo monumento, quindi sono ritornati, diciamo così, vive e diciamo visibili quei nomi che un po' il tempo li aveva nascosti. E quindi oggi, se possiamo leggere nome e cognome di queste persone che sono qui oggi rappresentate, lo dobbiamo grazie a Assunta Costa e a Paolo, che ha, insieme con il suo collaboratore, che ha curato proprio tutta quest'opera per la location. E vogliamo lasciarvi con un omaggio floreale, un pensiero. Ecco, è una cosa molto importante, perché insomma loro ci hanno raccontato, no, un sintesi, ci hanno fatto fare veramente questo viaggio meraviglioso nel tempo, però vi invito veramente calorosamente ad acquistare questo testo in modo tale che possiate anche leggerlo, poter fare anche voi, prendere anche voi degli spunti di riflessione e, perché no, anche rivedere Ferdinandi a distanza magari di qualche tempo per chiedergli qualche suggerimento, qualcosa. Assolutamente sì. Allora, ringraziamo quindi Antonella, io ringrazio tutti coloro che si sono adoperati affinché questo evento si svolgesse nel migliore dei modi, quindi a partire da Antonella Iunni, vieni perché adesso c'è l'omaggio floreale. Allora, dalla professoressa di Mambro Ilaria, dalle ragazze, da Noemi, Ismalia, e sì, tutte qui, Ismalia, Noemi, Erika, non so se c'è, glielo faremo recapitare domani, a lei, e poi c'è, dove stanno? Dietro le quinte, Siria, Angelica, Chiara Azzoli, ad Emilia, e poi abbiamo dimenticato qualcosa, non mi aiutano, abbiamo dimenticato qualcosa invece per i maschietti. Ma no, i maschietti. Allora, all'autore, no, c'è. Ah, perfetto, ecco, dietro le quinte. Allora, all'autore, a Ferdinando, a De Cesare, al professor De Cesare ed Antonio Pittillo. Poi è una sorpresa, quindi questo poi ci direte, no? Successivamente che cosa... È una bella sorpresa. È una bella sorpresa. Così poi ci ritornate a Terenne. Ma noi ci ritorniamo pure senza sorpresa, se ci riservate questa accoglienza. Allora, grazie ai bambini, grazie a questi meravigliosi bambini che oggi hanno terminato il loro GREST di Azione Cattolica, vedi le nostre... ecco. Sulla promessa di Mosè hanno veramente lavorato tantissimo. Grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie veramente di cuore a tutti. Giulia, vieni qui, Giulia e il compagno Antonio. E Giulia, dobbiamo fare qualcosa, Giulia, penso che prossimamente o voleranno a nozze, forse, mi hanno detto che c'è questa cosa.
vero? E magari perché no, Giulia, la location qui a Terelle. Ah, vabbè, mi è arrivata questa voce. Non so se il papà e la mamma sono contenti di te. E magari la location qui a Terelle. Veramente grazie a tutti quanti voi. I consiglieri? Venite. I consiglieri comunali? Presenti? Eh sì, che ci stanno facendo una foto. Grazie veramente di cuore a ciascuno di voi, veramente di cuore, grazie a voi. Grazie, lo vedremo subito. Se ci stringiamo facciamo una foto, ecco, tutti insieme. Grazie ancora, grazie. Sì. Ok. Grazie.